Con la firma questa mattina si avvia il percorso che porterà la Regione Abruzzo a dotarsi di un sistema integrato di mobilità sostenibile, cioè un bike sharing diffuso su tutto il territorio che coinvolgerà TUA, la società unica del trasporto regionale, come stazione appaltante e guida del progetto assieme a 77 comuni. Posso dire come presidente di TUA che la scelta di individuare in TUA la stazione appaltante consentirà di potenziare ancora di più l'operatività di TUA e in qualche modo di rilanciarne anche le capacità progettuali. Stiamo progettando la realizzazione di ben 170 ciclostazioni, una quantità di biciclette sia muscolari sia pedalata assistita straordinariamente importante e un nuovo modo di poter fruire non solo della bellezza della regione ma anche di immaginare delle modalità di spostamento. Quali sono i due punti di forza che rivendichiamo a questa modalità di procedere? La scelta di campo della mobilità alternativa e poi naturalmente l'intuizione di affidare a TUA, che è il soggetto della mobilità, della vita in esercizio di questa speciale infrastrutturazione. Nel protocollo d'intesa illustrato questa mattina si ufficializza anche la nascita di due gruppi di lavoro costituiti dagli Atenei regionali, Pescara Chieti, Teramo e L'Aquila. Uno per i contratti di fiume, strumento che dovrebbe rendere più celere e coordinato il risanamento delle aste fluviali, l'altro per l'aggiornamento e l'elaborazione del nuovo piano paesaggistico regionale.